La mostra Italia Moderna riguarda un periodo che va dal 1945 al 1975. È proprio il periodo della modernità intesa in senso storico e filosofico. Quell'idea che il progresso e il progetto della vita ci avrebbe portato a un domani migliore, a un futuro sicuramente migliore dell'oggi e ancora sì, molto migliore dello ieri. Questo era il senso dell'Italia in questi 30 anni, cioè passare dalla ricostruzione dopo la fine della guerra alla contestazione, attraverso tutto quello che è il cambio da una civiltà agricola a una civiltà industriale e così via, al boom economico e poi arrivare fino alla contestazione. Italia Moderna credo che sia un'occasione importante per evidenziare alcuni elementi centrali dell'impegno di Intesa San Paolo a favore dell'arte e della cultura. Certamente la volontà di offrire e condividere in modi nuovi uno straordinario patrimonio italiano, in questo caso una collezione importante, conosciuta e riconosciuta. E in secondo luogo una occasione per andare incontro ai territori, per portare nuclei della nostra collezione in luoghi straordinari, in luoghi meravigliosi, in luoghi affascinanti, che in una dimensione ritrovata hanno tutte quelle caratteristiche di esposizione internazionale che in qualche modo caratterizzano ovviamente l'impegno del nostro paese a promuovere pezzi della propria storia. Ho fatto riferimento alla dimensione internazionale perché quella che presentiamo a Pistoia è una mostra, tra l'altro, con una modalità innovativa, per cui due tappe che consentono nel corso dei mesi di poter venire e di tornare a Pistoia, ma come se venissimo a visitare una grande esposizione di carattere internazionale che celebra però momenti importanti della storia dell'arte italiana. In questa prima tappa, allora, sono esposte le opere che vanno dal 45 al 60. Nella seconda tappa, che inizierà da settembre per concludersi a novembre, ci saranno le opere dal 60 al 75. Abbiamo selezionato 150 opere perché la mia intenzione è quella di far vedere non soltanto le rare eccellenze, quelle che adesso sul mercato internazionale sono naturalmente citate da tutti, ma che non raggiungono le 5-10 personalità. Mentre invece l'arte italiana è veramente ricchissima. Esistono non solo i grandi maestri, ma esistono anche i piccoli maestri, quelli che magari, tra l'altro, in certi periodi, negli anni 50, agli inizi degli anni 60, erano infinitamente più conosciuti di quelli che adesso vengono esaltati in campo internazionale. Ecco allora che il risultato è il far vedere una ricchezza straordinaria che in qualche maniera vuole combattere quell'eccesso di semplificazione che nella storia dell'arte, nel sistema dell'arte e nel mercato dell'arte stanno prendendo il sopravvento. Il progetto della Fondazione Pistoia Musei è abbastanza affascinante, è importante per la città di Pistoia ed in effetti oggi, comunque qui a metà aprile, apriamo metà del progetto in quanto due dei luoghi espositivi, dei quattro previsti dalla Fondazione Pistoia Musei, aprono proprio adesso. Si tratta della mostra Italia Moderna nel Palazzo Buontalenti, luogo adesso di altissima qualità per le mostre temporanee, e poi nel Palazzo dei Rossi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, un allestimento museale dell'arte pistoiese della prima metà del Novecento. Quindi due elementi fra quattro che saranno nell'arco del tempo aperto per arricchire l'offerta culturale di Pistoia. Quindi un contributo tout court alla cultura, mostre scientifiche, cataloghi bellissimi, anche la valorizzazione di monumenti di Pistoia, che sono due adesso, arriveranno altri due nel prossimo futuro. Sono la chiesa di San Salvatore e poi anche l'antico Palazzo dei Vescovi, già un museo, ma che viene anche quello valorizzato, anche grazie alle grandi collezioni che contiene. Un bellissimo progetto che si inaugura oggi con due mostre, ma innanzitutto il progetto che conta a favore della città di Pistoia.